Sei riuscito a raddoppiare i tuoi soldi in quest'ultima settimana? Sono in pigiama perché dovevo per forza fare questo video qua, perché proprio nello scorso video ti avevo detto come raddoppiare i soldi con un solo trade. Quindi, se non hai raddoppiato i tuoi soldi, è solamente perché non hai visto lo scorso video, se no avresti raddoppiato i tuoi soldi insieme a tutte le persone che hanno seguito il mio trade. Ora andiamo a vedere i risultati e vediamo se ci saranno altri nuovi trade in arrivo. Il mio trade era riferito a Ethereum, infatti qua avevo fatto tutta l'analisi, nello scorso video la trovi se vuoi andartelo a rivedere. Anche se ormai il trade è stato concluso, Ethereum ha fatto il 100% perché noi l'abbiamo comprato esattamente qui sotto e ha sparato in questi ultimi giorni, arrivando questa mattina proprio a 3.000 dollari. Ecco perché sto facendo il video adesso, appena svegliato alle 8 di mattina. Questo trade avresti potuto copiarlo in maniera totalmente automatica con il copy trading automatico, perché sì, io sono un trader professionista, l'ho ampiamente dimostrato con questo trade. Il link per copiare queste operazioni automatiche le trovi direttamente sotto in descrizione, insieme anche alla mia pagina di Instagram, dove puoi seguirmi, contattarmi, parlare direttamente con me, fissare una video call per capire i mercati, come funziona, e puoi attivare appunto questo servizio di copy trading. Trovi anche le migliori strategie che esistono attraverso due PDF che puoi scaricare direttamente sotto dei link in descrizione. Per ora andiamo a vedere la panoramica del mio portafoglio direttamente su Bitget. Cosa fare però dei soldi guadagnati? Tu raddoppi i tuoi soldi, cosa ci faresti con i tuoi profitti? Ti faccio vedere cosa io faccio con i miei profitti per farli continuare a lavorare, continuare ad aumentare. Innanzitutto, come ti accennavo, questo è il mio conto di Bitget. Attualmente siamo a 44.400 dollari. Eravamo a molto di più, eravamo a 10.000 in più, ma ora ti faccio vedere poi dove li abbiamo messi. Innanzitutto, vediamo anche i risultati dell'ultima settimana, perché siamo passati da 45.800 fino al picco dei 49.500, quindi abbiamo fatto 4.000 dollari in una settimana. Poi qua c'è un drop importante, una discesa di esattamente 10.000, ma non sono 10.000 persi ovviamente, sono 10.000 che ho fatto di profitto ritirati. Ecco qui la prova, e li ho ritirati proprio il 9 dell'11 a mezzanotte e 20. Poi ho trasferito dall'account futures all'account spot, come si può ben vedere qui, 3.000 dollari. Quindi ora il mio portafoglio è sceso, ma non perché abbia perso soldi, ma perché li ho semplicemente ritirati. E ora si riparte da 44.400. Ma andiamo a vedere il nostro trade, perché ce n'è ancora uno aperto. Ecco qui il trade, sempre su Ethereum, che ho aperto in questo momento. Entrata di prezzo a 2.530, profitto attuale di 890 dollari. In positivo del 19%. La quantità comprata è di 1 Ethereum e 78. Ora cosa farò? Ethereum sta affrontando una resistenza che è questa qui. Qua abbiamo resistenza, qua abbiamo una fortissima resistenza, qua abbiamo resistenza, quindi è molto probabile che Ethereum faccia prima un lieve ritracciamento prima dell'eventuale riesplosione in alto. Quindi ora cosa farò? Venderò la mia posizione. Può essere che magari spara direttamente e addio mondo e mi sarò bruciato tutta questa spinta qua, ma preferisco un mancato guadagno che perdere tutti i miei guadagni. Quindi ora andremo a chiudere la mia posizione e venderò tutto e incasserò questi soldi qua. Quindi vendiamo tutto. Ecco qua la posizione. Confermiamo. Ecco attualmente anche la mia asset location diversificata tra spot e futures. In spot ho il 73%, mentre nei futures ho il 26%. Ma in questo momento preferisco avere più soldi nei futures, cioè, o meglio, aumentare la percentuale nei futures. Quindi sicuramente andrò a fare 50-50 perché vedo molte opportunità in arrivo dopo questa forte spinta di Ethereum. Perché statisticamente, ma non è una roba scientifica, quando sale Ethereum, a carrellata poi nei giorni, settimane e mesi successivi salgono anche le altre altcoin. Infatti si chiama la cosiddetta altcoin season, di cui tutti parlano, in cui tutti diventano milionari, o comunque tutti no, sbagliamo queste cose, però qualcuno diventa anche potenzialmente milionario perché investe in quella cripto là che poi esplode. Però comunque vabbè, non è questo il nostro caso. Noi cercheremo di cavalcare questa altcoin season nel modo più profittevole possibile nelle nostre capacità e soprattutto studiato a livello tecnico, quindi no come andare al casinò e fare cripto scommessa, no, esattamente come abbiamo fatto nel trade che ha fatto il 100%. Ora che abbiamo chiuso le operazioni, abbiamo fatto cassa e abbiamo una panoramica generale di quello che potrebbe succedere, cosa farò adesso? Andrò a caccia, si sta per spegnere il PC, andrò a caccia
delle cripto che potrebbero esplodere. Come faccio? Sfrutto l'analisi tecnica attraverso il manuale in PDF che trovi sotto in descrizione. Ma alla fin fine, dei soldi guadagnati, che cacchio me ne faccio? Li metto a rendita al 10% all'anno. In questo modo ho un flusso di cassa costante. Quale app utilizzo per questo? Ne uso due. Non sono sponsorizzazioni, magari ci fossero sponsorizzazioni che mi pagassero. Comunque in questo caso uso Trading 212 e Nexo. Per esempio, Nexo ti dà il 10% all'anno sui tuoi fondi depositati in stablecoin. Quindi, per esempio, nel caso mio, che prima ho svuotato il mio portafoglio di 10.000 dollari, in un anno il 10% sono 1.000 dollari all'anno che buttali via piuttosto che averli in banca a prendere polvere e anzi a perdere valore perché l'inflazione sale, ma i tuoi soldi rimangono sempre gli stessi. Li metto su Nexo che comunque mi dà il 10% all'anno. E qualora anche l'inflazione aumentasse dell'8% all'anno, sono comunque in positivo del 2%, per dire. Quindi, in qualsiasi caso, è un modo per abbattere totalmente l'inflazione e far aumentare il tuo patrimonio. Però ricordo, come sempre, che tutte queste cose qua non sono consigli finanziari, ma sono esclusivamente tutte le operazioni che io personalmente faccio e che pubblico qua sulla piattaforma YouTube. Ma se ti piacciono queste tipologie di video, mi raccomando, metti un bel like, attiva la campanella, scrivi nell'area dei commenti quello che ti pare. Mi raccomando, seguimi su Instagram perché lì è dove pubblico tutti i giorni le cose costantemente, quotidianamente, tutte le cose che faccio, tutte le varie operazioni, insomma, pubblico un sacco di cose, mentre qua su YouTube, ovviamente, cosa pubblico? Un video a settimana, quindi non puoi effettivamente vedere quello che faccio 24 ore su 24 perché io sono un trader. H24, daily trader, faccio operazioni all'ordine del giorno. Quindi sì, esiste il daily trading, sì, esistono persone che vivono di questo, qui è la prova in me, anche se in questo momento sono letteralmente in pigiama, ma devo fare per forza questo video per aggiornare questa situazione del trade di Ethereum con cui abbiamo raddoppiato i soldi, prima che Ethereum scendesse, perché è capace che mo è arrivato a 3.000 e scende di nuovo a 2.500, quindi avevo fretta di fare questo video e dimostrare che abbiamo raddoppiato i soldi con il trade menzionato nel video precedente. Ti ricordo che hai anche la possibilità di avere zero tasse sulle cripto, c'è un modo per averlo, trovi il link del PDF sotto in descrizione. Però vabbè, detto questo, non voglio più intortarti con cose, iscriviti al canale, attiva quello che ho detto prima e ciao.